Buongiornissimo, buongiornissimo, caffè, un barbasso, saluta virgola, ciao, un barbasso volante perché ieri è stata una lunga giornata in cui non sono stata a casa e anche oggi un sacco di cosine da fare, ma in preparazione per il derby. Ieri mi sono sparata Alcione Milano Vicenza, dove gioca il fratello di Di Marco, e per fortuna Vicenza ha vinto perché sennò eravamo già sui drammi totali della stagione. Martedì vado allo stadio e mi guardo Vicenza Renate, vi direte perché me lo dici? Perché in realtà secondo me le logiche del gioco del calcio sono molto simili alla fine, e alla fine è giusto guardare anche cosa succede a livello di schemi, di psicologia, eccetera, nelle categorie sotto, perché comunque io vi ricordo che tipo Vicenza, mi dispiace per gli altri. Comunque, detto questo, guardate virgola, praticamente l'ho presa in braccio perché al vivaio c'erano i gatti e mi ha graffiata tutta perché secondo me volevo andare a giocare. Eccola qua. Brombe! Comunque, allora, prima della partita di oggi, in realtà c'è stata Juve-Napoli ieri, cioè grande partita della giornata, grande partita di noia, nel senso che c'è stato uno scialbino 0-0, chiaramente vi sono delle polemiche arbitrali, come sempre, ma alla fine diciamo che la Juve di Thiago Motta confeziona il terzo 0-0 di fila e, per quanto possiamo dire bellissimo, bravissimo, non subisce gol, alla fine della fiera però continua a pareggiare e comincia a serpeggiare un po' di malcontento tra i tifosi juventini, che dicono: cacchio, però sta giocando uguale ad Allegri, come facciamo a cambiare la storia, a cambiare la solfa? Allora, intanto scusate, non ho il microfono perché non era previsto il barbasso adesso, però va bene lo stesso. Come facciamo a cambiare la storia? La storia che non si sa come si cambia, quindi virgola. E quindi niente, diciamo che un po' di drammi lato Juve, anche se obiettivamente diciamo che, insomma, comunque a livello di classifica non è che sia messa così male. Certo è che si pensa e si spera che si possa arrivare ad altri risultati anche con le grandi, dopo le grandi fanfare di inizio campionato. Lato Napoli io ho solo una cosa da rilevare, in realtà, perché io ieri avevo questo giro Meret titolare e ha preso zero gol, in realtà poi ha preso Caprile, sempre zero. Spero che non stia male, perché per fortuna che ho preso Svilar, che sicuramente mi gioca e mi può coprire, però insomma, ecco, per le prossime giornate temo che spero che Meret stia meglio, ma temo che non sarà così. E invece, per quanto riguarda il Napoli, dicevo, a parte le mie illazioni del fantacalcio, avevo anche Anghissà e Kvaratskhelia, tutti e due 6, ma comunque nessuno di due ha fatto niente di che. Però avevo Che Adams, che mi ha segnato il 3-2 del Torino, gol che cambia tutta la storia della partita. Il giro di Conte davanti ai tifosi della Juve, io vorrei sapere qualche tifoso del Napoli che mi segue come l'ha preso e che cosa ne pensa, perché io l'ho trovato da un lato normale, cioè ok, cioè hai passato tanti anni, dall'altro non so se mi sarebbe piaciuto se fossi stata una tifosa del Napoli, quindi boh, mi ha lasciato un po' di cringe guardandolo, ecco. Detto questo, oggi c'è il derby, non c'è molto da parlare se non che il Milan è in una situazione talmente disperata che è difficile pensare che non proverà a giocarsi il tutto per tutto, motivo per cui secondo me paradossalmente questo derby è un po' il primo di Fonseca, il primo di Morata, il primo di tanti, il derby del riscatto di Leao, di come si chiama l'altro, di Theo Hernandez, Maignan che se ce la fa è recuperato un po' in extremis, oppure il giovane Torriani che entra, prende, cioè sembra tutto costruito contro di noi, quindi noi dobbiamo essere più bravi, più svegli, usare quella cazzimma che abbiamo fatto vedere a Manchester, evitando le brutture che abbiamo visto a Monza e usando quella che Inzaghi sempre ha detto che è la cosa più importante, l'attenzione, non mancare di attenzione, perché è quello
di cui abbiamo più bisogno. Questo è un brevissimo prepartita perché non ho molto tempo per mettermi a registrare altro. Diciamo che se l'Inter fa l'Inter non avrà problemi, ma aspettiamoci un Milan agguerritissimo. Adesso combatteremo con un 3-4-0, però speriamo che io mi stia sbagliando. Ci vediamo dopo la partita. Stop winning.